In un contesto in cui si parla molto, moltissimo della figura di Max Allegri, dobbiamo assolutamente analizzare le parole di Fabio Caressa, che ci ha tenuto a sottolineare la sua idea su quello che è il discorso legato a Max Allegri. Un Max Allegri che evidentemente sta subendo delle critiche, ma c'è una buona parte di giornalisti, opinionisti che tendono a dire la loro in merito a questa vicenda. Le parole di Caressa mi hanno colpito e voglio parlarne con voi, soprattutto voglio trovare degli spunti per poi parlarne con voi qui, quindi come sempre vi ricordo che sarete costantemente aggiornati in maniera totalmente gratuita qui su FCM Newsport. Se vi va, iscrivetevi che è gratuito e lasciate like ai contenuti per avere sempre più servizi. Allora, Caressa, che sappiamo avere un buon rapporto proprio con Allegri, hanno presentato vari libri anche da un punto di vista della comunicazione, che hanno a che fare anche col marketing, con le aziende, insomma è un buon rapporto che hanno i due e non c'è, diciamo, nulla di male in questo. Caressa, che è sembrato sempre un estimatore di Massimiliano Allegri, uno che ha sempre apprezzato il lavoro di Max Allegri, tenendo però a precisare che Caressa non è uno con i paraocchi, cioè quando deve dire una cosa anche contro il volere di qualche amico lo fa, ecco, non è un giornalista con dei preconcetti. Ed infatti proprio di preconcetti parla, perché lui dice: secondo me è sbagliato analizzare il calcio con dei preconcetti, partendo da un'idea, di base, poi si vanno a snocciolare le idee sul calcio. Non è il nostro mestiere, quello che noi dobbiamo fare è analizzare la realtà per come ci viene presentata. Non partire da un'idea preconcettuale. E su questo sono d'accordo, perché sono d'accordo perché, ad esempio, io non essendo un grandissimo estimatore di Max Allegri, però ho sempre detto, però quando va bene, quando fa delle cose positive, vanno sottolineate. Ad esempio, questa prima parte di stagione lui comunque l'ha gestita bene, perché la Juventus può avere una rosa al secondo, terzo, quarto posto, ma io non avrei mai detto che la Juventus avrebbe lottato per lo scudetto o comunque più che lottato lo scudetto, avere il rendimento simile a quello dell'Inter. Questa Inter che sta performando in una maniera clamorosa, sta facendo un campionato da Napoli dello scorso anno, per intenderci. Quindi io non avrei mai detto una Juventus al pari dell'Inter. Poi è crollata ed infatti siamo tornati tutti con i piedi per terra. Però non sottolineare questo vuol dire, secondo me, voleva dire, diciamo, non far emergere una realtà. Cioè che quello che Juventus aveva fatto una buona prima parte di stagione, e non dare per scontato che Juventus fosse là. Questo è un concetto su cui mi baso. Poi però, come va analizzato quello, va analizzato anche tutto il resto, il contesto e quindi la situazione di oggi con le quattro batoste prese da Juventus, ma soprattutto degli anni precedenti. E andiamo proprio a quello che dice Caressa, perché dice: la Juventus ha avuto un calo psicologico, soprattutto negli ultimi 4. Pensava di essere al pari dell'Inter, ma è tornata di fatto con i piedi per terra. E la verità, dice proprio Caressa, è che la Juventus forse ha overperformato nella prima parte, aveva vinto partite senza tirare in porta all'ultimo minuto. Il secondo posto, in realtà, è la posizione più giusta per la Juve. Su questo già trovo qualche lacuna da un punto di vista concettuale. Perché? Perché una squadra come Juventus, che partiamo dal presupposto qui, sì, l'Inter è superiore, ma questo non vuol dire che la Juventus debba essere una squadra che non deve tirare in porta. Ecco, se la Juventus vince, ma attraverso un episodio, e lo fa ripetutamente, come è successo in tante partite dove la Juventus ha vinto grazie al gol al 94esimo, ma come dice Caressa, e lo dice lui, non lo dico io, senza a volte tirare neanche in porta. Quindi ci sono partite brutte dove Juventus non gioca, dove gioca male, dove non riesce mai a trovare la soluzione, poi arriva il gol casuale. Questo cosa vuol dire poi? Che quando Juventus perde, non è che perde perché magicamente diventa scarsa, ma perché, come giocava male all'inizio, ma ti girava bene perché evidentemente quello è un periodo fortunato, oggi giochi allo stesso modo, ma evidentemente ora la fortuna non gira e quindi quello che prima era un pallone che ti entrava al 94esimo, ora è un pallone che entra all'Empoli o all'Udinese o al Verona. Questo quindi cosa vuol dire? Lavorare in base al caso, alla fortuna. E questo secondo me non può essere fatto da un allenatore che guadagna 7 milioni di euro. Se tu prendi un giovanissimo e lo metti là e fa una roba del genere, puoi dire: e vabbè, è inesperto. Ma fatto da un allenatore, quindi basare sul caso e sulla fortuna una squadra come la Juventus, pagando un allenatore 4, 7 milioni di euro per 4 anni, a me sembra francamente utopia. E quindi, vabbè. Poi c'è un altro aspetto, secondo me, da considerare nelle parole di Caressa, che dice: gli allenatori oggi sono importanti, sì, ma secondo me sono più importanti da un punto di vista aziendale che da un punto di vista tecnico, perché loro non fanno più soltanto gli allenatori, ma fanno anche i dirigenti. Infatti, gli obiettivi di Allegri erano tre:
diminuire il monte ingaggi, promuovere ternomi dalla ogni stagione, dal settore next gen, e arrivare tra i primi quattro. E se raggiunge questi obiettivi, allora nessuno gli può dire nulla, ha fatto quello che doveva fare. E qui bisogna analizzare degli aspetti. Punto primo, partiamo dal primo: diminuire il monte ingaggi. No. Diminuire il monte ingaggi, quello è un compito che va affidato al direttore sportivo, al direttore tecnico, quindi saranno Manna e Giuntoli a lavorare da quel punto di vista. Allegri non diminuisce nessun monte ingaggi, anche perché se oggi c'è un monte ingaggi superiore, o meglio, se c'è stato da diminuire quel monte ingaggi, forse la colpa è stata proprio di Max Allegri. Perché? Perché Max Allegri è l'uomo che ha portato a rinnovare automaticamente l'anno scorso il contratto di Quadrado. Allegri è quello che, facendogli fare 40 partite, ha consentito il rinnovo automatico di un anno ad Alexandro. Se veramente fosse stato questo l'obiettivo di Max Allegri, l'anno scorso, arrivato sulle 25-26 partite, avrebbe dovuto prendere Alexandro, metterlo in tribuna fisso e dire: tu non giochi più, perché se no l'anno prossimo dobbiamo pagare altre 6 milioni e mezzo l'anno, e non è il caso. E quindi quello che poteva fare Allegri per dominare il monte ingaggi, cioè quello che aveva a che fare sul campo, non lo ha fatto. Di contro però ha richiesto l'anno scorso ai giocatori che avevano un ingaggio importante. Ha chiesto Pogba ed è stato un fallimento, ha chiesto Di Maria ed è stato un fallimento, ha chiesto Leandro Paredes. Questi giocatori avevano degli ingaggi importantissimi, che oggi vediamo essere due andati via, un altro è a casa con problemi non esattamente legati diciamo all'attuale stagione. Ma io non credo che sia stato fatto un lavoro da parte di Allegri sul monte ingaggio. Se qualcosa è stato fatto da Giuntoli. Per quanto riguarda promuovere i giocatori della next gen, sì, questo è vero. Però diciamoci la verità, a parte che li abbiamo visti quasi tutti più lo scorso anno che questo. Quest'anno abbiamo visto Nicolussi Caviglia dal settore next gen rispetto all'anno scorso, parlo settore next gen, ma in realtà settore next gen fino a un certo punto, perché l'anno scorso Nicolussi Caviglia non è che veniva dal settore next gen, era stato in prestito alla Salernitana, quindi un giocatore che già gioca stabilmente in Serie A. Poi chi c'è? Kenan Yildiz, e vorrei ben vedere non mettere Kenan Yildiz. Ma poi tutti gli altri dove sono? Cioè, Sule è stato mandato in prestito perché non è ritenuto pronto e sta facendo cose importanti. Barrenechea mandato in prestito, Kyle Orge mandato in prestito, Huijsen poteva farlo emergere in prima squadra ed invece è stato preferito mandarlo via per tenere gente come Alexandro e come De Sciglio. Secondo me invece Huijsen poteva rimanere, poteva invece trovarsi una soluzione contrattualmente più interessante con Alexandro per salutarsi prima. Quindi io tutti questi grandi innesti, vediamo Samuel Ealing Jr., un giocatore svanito totalmente dai radar. Quindi questo, diciamo, discorso legato ai giovani della next gen fino a un certo punto. E poi arrivare tra i primi quattro, ma quello, ripeto, sì, si può dire benissimo, ma la Juventus è 10 anni che arriva tra i primi quattro, cioè non lo vedo come quelli non si chiamano obiettivi, si chiamano, quella è la base. Per la Juventus arrivare tra i primi quattro dovrebbe essere la normalità, ed infatti lo è da 10 anni. E lo è stato anche con altri allenatori, perché con Conte si arrivava sempre tra i primi quattro, quando prima di Allegri, dopo Allegri, con Sarri e con Pirlo si è arrivato tra i primi quattro. Quindi non la vedo una roba straordinaria, quindi nessuna di queste tre è una roba straordinaria, e per poter pretendere il rinnovo a quelle cifre là io mi aspetto qualcosa di diverso. E quindi addirittura Caressa dice questo aspetto è pari, quasi se non addirittura primario, rispetto a quello tecnico. Ma no. E poi si continua, perché l'azienda non ci dirà mai voglio giocare bene, voglio lo spettacolo, voglio la simpatia. L'azienda vuole raggiungere gli obiettivi, e questo è pure vero, su questo sono d'accordo. Ma non è il giocare bene il problema. Il problema della Juventus è che negli ultimi anni ha creato un bel problema. Primo tra tutti, non ha più vinto. Cioè, negli ultimi 3 anni non ha vinto. È una società come la Juventus, deve vincere. Inutile girarci attorno. La Juventus deve vincere. Doveva vincere lo scorso anno, anche se c'è il caso Plus Valencia. Doveva vincere 2 anni fa, quando a gennaio la società investe 75 milioni di euro per poi vedere quella società arrivare quarta in classifica, alle spalle di squadre come Milan e Inter, che fino a qualche anno fa erano praticamente vicino allo sbando societario. Ecco, si sta quasi dando per scontato che ormai la Juventus sia di questo livello qua. La Juventus è una squadra che deve vincere, è un allenatore che non vince per 3 anni, e beh, non si può pensare di mantenerlo. Non è una questione di giocare bene e giocare male, è una questione anche di valorizzare i propri giocatori, e anche da quel punto di vista avrei da ridire, perché secondo me un altro obiettivo che deve essere prefissato da un'azienda, una società che è un'azienda, è valorizzarmi i giocatori che tu hai in rosa. E se tutti i giocatori che arrivano, tra l'altro con cifre importanti, perché Locatelli arriva per 35
5 milioni, Vlahovic per 70, Chiesa per 60, Kulusevski per 35, De Ligt per 70 e compagnia cantante. Sono tutti giocatori che arrivano con investimenti importanti, e se non sono investimenti a livello di cartellino lo sono da un punto di vista degli ingaggi, perché ci sono tanti giocatori che hanno ingaggi pesanti. Ecco, se nessuno di questi migliora, ci sarà pure un motivo. Non può essere che la Juventus prenda tutti i giocatori scarsi, mentre le altre prendono tutti i giocatori che prendono a parametro zero e poi diventano tutti forti. Allora, ci sarà forse un minimo di contributo dell'allenatore. Certo, è chiaro che non è, può essere tutto allenatore. Però se tutti i giocatori della Juventus arrivano alla Juventus e prima fanno i fenomeni e poi dopo sono scarsi, allora o chi li sceglie è veramente uno che non capisce nulla di calcio, mentre dall'altro lato Marotta li azzecca tutti, o forse la mano di un allenatore può quantomeno aiutare. E se qualcuno ha dei dubbi su questo aspetto, vi potrei fare soltanto un nome: Giampiero Gasperini. Un uomo che è un allenatore che qualsiasi cosa prende riesce a trasformarla in oro. L'ultimo caso eccezionale è quello di Charles de Ketelaere, un giocatore preso almeno a 30 milioni, considerato un brocco, arriva all'Atalanta ed è uno dei migliori giocatori della Serie A. Questo per capirci un po' e per renderci un po' l'idea. Voglio sapere cosa ne pensate qui sotto di questa analisi che abbiamo fatto sulle parole di Caressa. Se andrà magari di chiacchierare insieme, sarò ben lieto. Insomma, parliamone qui sotto nei commenti.